Un gruppo di consiglieri della maggioranza esterna al PD ribadisce la volontà di proseguire l'amministrazione comunale fino alla fine del mandato con Sanna e Cherchi. Attivati i servizi di salvamento a mare nelle spiagge di Porto Torres, è scongiurato invece il pericolo di inquinamento dopo lo sversamento allo Scoglio Lungo. Si è conclusa con successo ad Arborea l'unica tappa italiana del Festival Endurance con la partecipazione dei migliori allevamenti di cavalli di tutto il mondo. TG di Canale 12, buonasera, bentrovati. In apertura partiamo dalla politica locale, siamo a Palazzo Ducale, siamo a Sassari, situazione di stallo per il momento e pronti a proseguire il mandato fino alla fine con gli assessori Ottavio Sanna e Amalia Cherchi, quali dovranno mantenere le stesse deleghe. Così un folto gruppo di consiglieri di maggioranza esterni alla PD, partito che spiegano è unico responsabile del blocco amministrativo. Ci racconta tutto Marco Sanna. Un documento dei gruppi consigliari formati da Giovanna Costa, Giampaolo Manunta, Tonino Falchi, Giancarlo Serra, ora sì IDV, Partito dei Sardi, che conferma la loro volontà di voler realizzare il mandato assegnatogli dai cittadini nelle ultime elezioni amministrative e che ribadisce la loro estraneità alla crisi generatasi all'interno della giunta municipale, insistendo sull'urgenza di superare lo stallo attraverso soluzioni che non contemplino un tradimento del mandato elettorale. Nel prendere questa posizione, il monogruppo espone le linee programmatiche necessarie all'amministrazione, ribadendo nel contempo l'urgenza di cambiare i rapporti comunicativi e politici con la città, gli altri partiti, le istituzioni, le forze sociali, in modo più pragmatico. Sassari, dicono i consiglieri, si candida ad essere una città della qualità della vita, dell'attrazione turistica, della cultura e dello sport. Per questo occorre il rilancio della produzione della ricchezza e dell'offerta di lavoro, una decisa priorità nel lavoro della nuova giunta del tema della qualità della vita e dei servizi in città, con particolare riguardo alle politiche sociali, alle politiche della casa e alle politiche giovanili. La verifica bimestrale attraverso conferenze di dirigenti e giunta degli indirizzi politici adottati, lo sblocco delle gare d'appalto nei settori ambiente, lavori pubblici, politiche della casa, infrastrutture e mobilità entro i mesi di luglio e agosto. E ancora, destinazione degli immobili comunali, servizi tecnologici, nuove assunzioni nei settori tecnici e amministrativi, piani per sicurezza e illuminazione pubblica. Sul piano degli assetti, il gruppo chiede con forza la riconferma nello stesso ruolo degli assessori Ottavio Sanna e Amalia Cherchi. In ragione della qualità dell'attività svolta, dell'urgenza di completare le pianificazioni in itinere, nonché della coerenza del loro operato politico e amministrativo col patto programmatico stipulato con i cittadini. Ed ora ci spostiamo a Porto Torres, dove il Comune ha attivato i servizi di salvamento nelle spiagge di Scoglio Lungo, Balai, Acque Dolci e Asinara, un servizio garantito grazie all'impegno diretto dell'amministrazione che ha stanziato 33.000 euro. Sentiamo. È stato attivato dal 1 luglio nelle spiagge di Porto Torres il servizio di salvamento che prevede la presenza dei bagnini nelle spiagge di Scoglio Lungo, Acque Dolci e Balai tutti i giorni fino al 31 agosto dalle 9 alle 19. Con i fondi stanziati dall'amministrazione comunale pari a 33.000 euro sarà possibile anche garantire dal venerdì alla domenica nel mese di agosto le attività di sicurezza della balneazione sull'isola dell'Asinara a Cala Sabina, una delle spiagge più belle frequentate dell'isola del Parco. Tanti comuni della Sardegna stanno trovando difficoltà ad attivare questi servizi per dei ritardi nell'erogazione dei fondi regionali. Nonostante l'incertezza economica, noi riteniamo indispensabile garantire ogni forma di tutela per i bagnanti, sottolinea il sindaco Sean Wheeler, e l'amministrazione anticiperà comunque i contributi per il salvamento e per l'iniziativa della spiaggia accessibile nel litorale di Scoglio Lungo. La sicurezza per i bagnanti e le agevolazioni per le persone con difficoltà di deambulazione sono imprescindibili. Allo Scoglio Lungo sono state installate passerelle per favorire l'ingresso in spiaggia dei disabili e sono presenti ausili per l'accesso in acqua. L'associazione aggiudicataria del servizio dovrà inoltre effettuare 2 giornate di educazione ambientale nelle spiagge di Scoglio Lungo, Acque Dolci e Balai. Intanto è stato scongiurato l'allarme della scorsa settimana per uno sversamento della rete idrica e fognaria che si è verificato giovedì notte in via Mare. I campionamenti sono stati effettuati dall'ARPAS venerdì e le analisi hanno dato esito negativo. Apre a Sassari e in altre 2 città sarde un'agenzia che si occuperà di esaminare cartelle esattoriali e resoconti bancari per individuarvi errori o rendere possibili recuperi di denaro anche ingenti. Sentiamo.
La Sardegna è la regione italiana più indebitata con il fisco e le cartelle non risolte di Equitalia nella nostra isola strangolano percentuali altissime di debitori che spesso non trovano soluzioni al disastro economico. Le cartelle però non sempre calcolano esattamente gli importi dovuti, contengono vizi di forma, calcoli inesatti, errori di notifica e così via e se sottoposti ad analisi appropriate possono rivelarsi sbagliate e contestabili, consentendo al debitore di recuperare cifre anche molto importanti. Lo stesso accade con mutui bancari altri prodotti finanziari che hanno eluso norme limitative sugli interessi o contengono altri vizi. Una società milanese, la SARC, proprio per affiancare i debitori nelle operazioni di recupero dei capitali, sta aprendo in Sardegna 3 sedi, a Olbia, dove l'ufficio è già operativo, a Cagliari e a Sassari, dove nell'ultima fine di settimana si è svolto un primo corso per i nuovi consulenti. Questi agenti si occuperanno di dare risalto a quella che è la problematica della Sardegna, ossia che ha il triste primato di essere la regione più indebitata nei confronti delle pubbliche amministrazioni finanziarie. La nostra società si occupa della verifica e dell'eventuale contestazione delle cartelle Equitalia ritenute anomale, si occupa ulteriormente poi di verificare anche la correttezza dei rapporti bancari in essere per i privati e le aziende e poi si occupa di sostenere la persona fisica nello sgravio dei debiti derivanti da una crisi da sovraindebitamento. La SARC è nata da un'iniziativa di Luigi Pelazza, protagonista della trasmissione Le Iene, che fondò prima un'associazione a tutela degli utenti e poi un braccio operativo che si occupa direttamente dell'assistenza ai clienti. E siamo alla pagina di Cultura e Spettacolo, una biografia appassionata, e questo è il sottotitolo del libro del giornalista Daniele Pugliese, dedicato allo scrittore Primo Levi, scomparso 30 anni fa. Nei giorni scorsi il volume è stato presentato a Sassari. Sentiamo Luca Foddai. Questo è un uomo, è una biografia dedicata a un mancato premio Nobel per la letteratura, Primo Levi, che 30 anni fa, in una mattina di primavera, era l'11 aprile, fu trovato morto nell'androne del palazzo in cui viveva fin dalla nascita a Torino. Il libro, il terzo edito da Tessere, è stato scritto dal fondatore della casa editrice, Daniele Pugliese, ed è aperto da un'introduzione di Massimo Giuliani, docente di filosofia ebraica all'Università di Trento. Allo scrittore torinese, Pugliese, giornalista e autore di saggi e racconti, dedica 12 capitoli, nei quali si vuole testimoniare il valore del pensiero e della narrativa del prigioniero nel lager di Auschwitz con le vicende narrate da Levi in Se questo è un uomo. Il volume di Pugliese è però anche un debito personale nei confronti di un maestro, un gioco di specchi nel quale le emozioni e le sofferenze dell'uno si proiettano in quelle dell'altro. Fino all'ultima opera di Primo Levi, I sommersi e i salvati, che riprende il titolo di un capitolo di Se questo è un uomo, ritornando sul tema dell'Olocausto e in particolare su quella che Levi stesso chiamò la zona grigia, rappresentata da quegli ebrei che si erano prestati a lavorare per i tedeschi. Ma Primo Levi, chimico di professione, fu autore anche di altri libri, romanzi, racconti e saggi che lo hanno reso uno degli scrittori italiani più conosciuti ed apprezzati all'estero, con opere tradotte in più di 40 lingue. Conclude il volume di Pugliese un breve ricordo di Andrea Liberatori, a lungo caporedattore dell'Unità di Torino, uno degli ultimi giornalisti che hanno intervistato Levi e a cui è toccato di scrivere da cronista quel giorno in cui si tolse la vita. Il volume Questo è un uomo, biografia appassionata di Primo Levi, è stato presentato alla libreria Cognei di Sassari dall'autore Daniele Pugliese con la partecipazione di Pier Francesco Fiorato, docente di filosofia morale all'Università di Sassari. E siamo al cinema dopo 6 giorni di spettacoli, proiezioni, masterclass e grandi ospiti come il regista ungherese Bellatar. Si è conclusa ad Alghero la rassegna internazionale del cinema del Sardinia Film Festival, ideata da Carlo Dessy. Incetta di premi per il regista francese Simon Panay. Sentiamo. 6 giorni di spettacoli tra proiezioni, masterclass e grandi ospiti come il regista ungherese Bellatar, che ha ricevuto il premio alla carriera. Eventi che hanno fatto di Alghero una città internazionale del cinema targata Sardinia Film Festival. La serata conclusiva, che si è svolta allo Quartier, si è aperta con i tenores di Biti, Raimondo e Locco, che hanno ricevuto la medaglia di rappresentanza della Presidenza del Senato. La cerimonia è proseguita con l'assegnazione dei premi per le 5 sezioni in concorso. Primo classificato nella categoria Scuola di Cinema è stato lo statunitense coreano Angel Town di Nancy Liu, ambientato a Los Angeles. Incetta di premi anche per Nobody Dies Here del regista francese Simon Panay, premiato anche dalla giuria ristretta formata da persone detenute nel carcere di Bancari, che ha voluto concedere una menzione speciale a Jail Quarter di Marc Pascal.
Tra i sardi premiati la regista cagliaritana Silvia Perra con il corto La Finestra, lo gliastrino Alessio Cuboni con Lost in the White e il nuorese Francesco Cocco. Nel corso della giornata conclusiva del Sardinia Film Festival è stato proiettato il videoclip Ernesto della Società Umanitaria di Alghero. Presentato anche il videoclip realizzato dagli studenti nel corso di cinematografia dell'Accademia delle Belle Arti di Sassari. Un bilancio decisamente positivo per la prima edizione algherese del Premio Internazionale del Cortometraggio organizzato dal Cineclub Sassari in collaborazione con il Comune di Alghero, la Fondazione Meta, la Sardegna Film Commission e il media partner di Aridi Cineclub sotto la direzione artistica di Carlo De Sì. Ed ora ci fermiamo un istante per il break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con la ricca pagina sportiva del lunedì. Restate con noi. Torniamo in studio per la pagina sportiva. È stato assegnato a Leonardo Marras, l'arciere d'oro 2017. Il premio viene attribuito dal Panathlon Sassari a chi si è segnalato per meriti nel mondo sportivo. Sabato scorso la cerimonia. Sentiamo. E Leonardo Marras, il vincitore dell'arciere d'oro 2017 del Panathlon Club Sassari. Sabato sera il premio è stato consegnato nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato il sindaco Nicola Sanna e il governatore dell'area 13 Sardegna del Panathlon, Lello Petretto. La terna finale del concorso comprendeva anche il coach di pallavolo Giampaolo Galleri e il campione di lotta libera Enzo Piroddu. Marras è stato presidente della Torres Femminile, con la quale ha vinto Scudetti e Coppa Italia, ma anche vicepresidente della divisione femminile della Lega Calcio, presidente della Torres Maschile e vicepresidente del CONI regionale. Questo premio, che non è solo per me ma per il lavoro fatto negli anni, oltre 50 anni di impegno sportivo, sono la testimonianza che il lavoro poi alla fine ti premia. E personalmente, dopo aver ricevuto dalla città di Sassari il candeliere d'oro e aver ricevuto questo premio, non vi nascondo che l'emozione ti accompagna e davvero io, che sono abituato anche ad affrontare platee, palcoscenici, cioè non avere paura quasi di nulla, queste cose mi hanno emozionato talmente tanto che devo dire che questa città non la potrò mai tradire dopo i doni che mi hanno fatto. Alla conviviale serale è intervenuto il campione di hockey su Prato, Mario Mastino, che ha ricevuto una targa. Il Panathlon Sassari è stato ricostituito nel 2016 dopo una pausa di alcuni anni. Abbiamo organizzato diversi convegni, tutti di alta qualità e di contenuti di grande importanza che riguardano lo sport e la salute, lo sport nella scuola, lo sport come inclusione, come crescita sociale, far rinascere il club e portare avanti i nostri obiettivi passando attraverso questi momenti è una grande soddisfazione. Missione compiuta per Michela De Montis, che ora può fregiarsi del titolo di campionessa europea KL. In una palestra gremita e festante, la fighter sarda ha combattuto con intelligenza, tattica di primo ordine, nonostante avesse di fronte un'ottima avversaria. Icori Michesu. Michela De Montis è riuscita a conquistare la cintura europea KL di Muay Thai, battendo la sua rivale Lucia Ferkova. A fine match la soddisfazione della giovane fighter e del suo mentore Angelo Tarantini. Siamo molto molto soddisfatti di Michela, siamo soddisfatti di tutta la serata, di tutti i ragazzi. Siamo contenti di rimanere imbattuti nella nostra palestra, perché è la quarta manifestazione che organizziamo qui, non abbiamo mai perso un incontro. Sono al settimo cielo. Durante l'undercard sono stati protagonisti 22 bambini dai 6 ai 13 anni che hanno fatto degli incontri spettacolari. Il futuro della Sardegna è in un bel forziere, siamo molto soddisfatti. Grazie mille a tutti per il supporto, sempre e comunque. Il sacrificio mi ha ripagato, è come se mi ha ripagato. Grazie a tutti e forza Sardegna, sempre! Siamo al calcio. Il club più titolato d'Europa è senz'altro il Real Madrid. Con la sua organizzazione offre la possibilità di fruire di camp all'avanguardia. Per tutta la settimana si svolge al campo delle rossoblù della Torres calcio femminile uno stage con due preparatori madrileni. Abbiamo sentito la talent scout della Torres, Cristina Ambrosio, che ci racconta il progetto di rilancio del sodalizio sassarese. Sentiamo. Il top club europeo Real Madrid ha scelto la Torres Calcio Femminile per uno stage di una settimana.
Grande l'emozione ai piccoli atleti che si cimenteranno in una avventura dal sapore galattico. Ai nostri microfoni Cristina Ambrosio, talent scout per la Sardegna della Torres Calcio Femminile. Ma sicuramente quello che la Torres vuole fare nel futuro è quello di creare delle basi per poter supportare una prima squadra e andare sicuramente a cercare materiale umano in tutta la Sardegna è quello che è il nostro obiettivo. La Sardegna è piccola, noi lo sappiamo, dobbiamo sempre andare, per poter fare campionati nazionali dobbiamo sempre andare fuori, invece comunque se ci mettiamo di impegno a far crescere le giovani sarde, secondo me possiamo fare bene, possiamo prepararle bene, ecco. Partiamo col piede giusto, no? Una collaborazione con il Real Madrid che è comunque campione di Spagna, d'Europa e ha sicuramente talenti della sua cantera in prima squadra, è un obiettivo anche questo della Torres. Sicuramente questo è un buon punto di partenza. E si è conclusa l'Horse Country Resort di Arborea, il Sardegna Endurance Festival, l'unica tappa italiana del circuito internazionale di Sua Altezza Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan Endurance Festival, che ha visto competere i migliori binomi provenienti dagli allevamenti e dalle scuderie più prestigiose di tutto il mondo. Sentiamo. Grande successo per la prima edizione di Sua Altezza Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan del Sardegna Endurance Festival. Cavalli, amazzoni e cavalieri sardi in primo piano in una competizione internazionale di endurance equestre. L'unica tappa italiana si è svolta nell'isola, l'Horse Country Resort di Arborea, e ha visto competere sui percorsi più suggestivi i migliori binomi provenienti dai più noti allevamenti dalle prestigiose scuderie di tutto il mondo. Dopo gli straordinari piazzamenti dei giovanissimi Leonardo Carro e Carlo Carta nelle gare internazionali, la schiacciante affermazione delle amazzoni emiratine, si sono corse tutte le distanze a livello regionale. Dalle debuttanti di 25 km fino ai 90 km, la categoria dedicata ai cavalieri con età inferiore ai 22 anni. Bilancio positivo di questa edizione, si pensa ora al futuro. Ha detto Riccardo Giacchino, amministratore di Horse Country Resort, il percorso è stato apprezzato dai rider e non ci sono stati incidenti. La salute dei cavalli è più importante del risultato, ha continuato Giacchino. Il rapporto di collaborazione che si è instaurato con i partner internazionali e con le istituzioni locali ci incoraggiano a progettare il futuro. Ricordiamo i numeri, 101 rider, di cui 54 uomini e 47 donne, giovani, giovanissimi ed esperti provenienti da 5 paesi, Emirati Arabi, Francia, Italia, Namibia, Ungheria, si sono dati battaglia su un percorso di 120 km immerso nella pianura oristanese, 26 veterinari che hanno controllato ogni cavallo ogni 30 km, con un'attenta valutazione del ritmo cardiaco e dello stato delle articolazioni. Ed era questo l'ultimo servizio per questa edizione, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi.tv. Inoltre se siete in possesso di un decoder Sky ci trovate al canale 5012. L'informazione torna domani mattina alle ore 7 come di consueto, non dimenticate la striscia informativa delle ore 14. Ora spazio alle notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa ADN Cronos. Il telegiornale invece torna come sempre domani alle 19.45. Io vi ringrazio l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.